Ciao a tutti, io sono NickelPlay, bentornati nel mio canale. Oggi vi faccio vedere la seconda parte del video dedicato allo sbustaggio delle bustine dedicate al gioco di carte di Yo-Kai Watch. Vedetevi la prima parte, vedete nella prima parte del video ho sbustato tutte queste carte, come prima ho messo Shogunyan, l'unico leggendario che abbiamo trovato fino adesso. E adesso partiamo subito con la seconda parte, vediamo. Che dite, lo troviamo un altro leggendario? Portatemi fortuna, ragazzi, perché io voglio trovare un altro leggendario. Ragazzi, una cosa importantissima: queste bustine, sia singole che bustina, i mazzi, le medaglie, qualsiasi cosa di Yokai, le trovate in vendita nel mio negozio a Taranto, nel Nickel Play Store in via Puglie 76. In descrizione ci sono i link della pagina, della mia pagina Facebook. Vogliamo superare Pokémon, vogliamo superare Digimon, vogliamo superare tutti i giochi di carte perché Yokai Watch is the best. Ragazzi, non perdiamo altro tempo e andiamo subito a sbustare questi altri pacchetti. Bene, siamo pronti, partiamo subito col primo pacchetto. Vediamo immediatamente se troviamo immediatamente il primo leggendario. Iniziamo benissimo col video, significa che il video andrà bene per sempre. Quindi ricordiamoci il trick 1, 2, 3 e la quarta la mettiamo su perché è quella foil e tecnicamente anche quella più importante. La prima carta Sprek Padezuma, Dentostrello, Mucho Macho, fantastico, bla bla bla, Banz, Entusiasmo dell'Orso con Sandrone sopra la carta, vediamo cartazione. Tutti i tuoi yokai guadagnano più 200 di forza in questo turno. Se durante questo turno vinci una battaglia, pesca una carta. Carina questa carta, essendo a costo zero, è davvero molto utile. Ornaconda. Ragazzi! Doppione del leggendario Shogunyan. Cioè, ragazzi, abbiamo iniziato col botto. Abbiamo trovato sì un doppione, ma comunque un leggendario Shogunyan. Davvero fantastico, ragazzi. E vediamo la carta foil chi è. Leofuoco. Altro yokai davvero molto apprezzato. Fantastico. Allora, ragazzi, abbiamo iniziato col botto questo video. E il video andrà per sempre bene. Vediamo, vediamo. Abbiamo distrutto la bustina. 1, 2, 3 e 4 in su. Vediamo. Danz, Gelina, Grumoco, Negative Buzz, Anguilla A, Scontro Serpe, Castellius Terzo, Casastrello, Malfunzionamento, carta azione con Robonian. Vediamo la carta foil. Dragazzurro! Bellissimo ragazzi, costo energia 5, potenza 600. Vediamo gli yokai con costo energia. Aspetta, gli yokai con costo energia yokai di 3 o inferiore non possono bloccare Dragazzurro. Davvero molto utile. Magari l'italiano è un po' sbagliato, tradotto, ripete due volte yokai nella stessa frase, vabbè, lascia un po' a desiderare, però ragazzi, fantastico. Cioè, prima bustina Shogunyan, altra bustina Dragazzurro. Fantastico, ok, sta parte del video andrà decisamente molto bene, ma molto bene. Ragazzi, per quanto possa sembrare le carte che siano uguali fra di loro, vedete che ad esempio ho trovato 50.000 scontro serpe, 50.000 negative buzz, grumoke, eccetera, in realtà sono diverse perché la stessa carta, in realtà non è la stessa carta perché differisce sia per la numerazione dell'intera collezione e sia per l'energia e degli effetti. Quindi ragazzi, non pensate che siano uguali le carte, guardatele bene perché non sono per niente uguali. Abbiamo trovato Banz, Uccelladro, Nonno Fame, Negatina, Leofuoco, Suspicion, Gibanian, finalmente un Gibanian diverso da quelli trovati finora. Poi vediamo Okachu, poi Puzzetto e la carta foil è Unabast. Questa l'abbiamo già trovata, mi sembra. Andiamo, altro pacchetto, altra carta leggendaria che ci aspetta. Forza, forza, dobbiamo trovare i leggendari, li voglio trovare tutti. Mannaggia che alcune bustine sono sigillate davvero bene queste bustine, eh? A prova di ladro in pratica. 1, 2, 3, 4 su. Vediamo. B3 NK1 è la carta numero 1 della collezione. Sprek, Padezuma, Dentostrello, Mucho Macho, bla bla bla, Entusiasmo dell'Orso, Ornaconda, Shogunyan, wow, tre Shogunyan. Inizio a pensare che in questa espansione ci sia solo un leggendario, ci sia solo Shogunyan a quanto pare, eh? Anche perché
Fra tutte le bustine che ho sbustato, vedo che mancano molti yokai che sono evoluzioni o fusioni, quindi penso che appunto per la prima serie non ci siano tutti gli yokai della prima serie. Inizio a pensarlo questa, eh. Vediamo la carta foil. Velenotto! Energia 5, potenza 600. Vediamo cosa fa. Quando Velenotto attacca o difende, recupera una medaglia yokai della tua area medaglie usate. L'effetto non è né buono né brutto, è medio, decisamente molto buono nel caso vuoi potenziare lo yokai quando vuoi attaccare o nel caso vuoi difendere con l'utilizzo appunto delle medaglie. Davvero particolare questa carta. Vediamo un po' avanti. Io spero solo che su internet ci sia già una checklist o mettono il prima possibile una checklist per poter vedere quante carte è composta questa prima collezione e soprattutto per vedere i valori delle carte perché è importante, ragazzi. Quarta carta su, vediamo. Mucho Macho, bellissima questa immagine. Ferispalla, rivela, negatina, negativaz. Urnaconda, Castellius III, ci mancano ancora due Castellius da trovare. Tempo di terrore, Spreck, e la carta foil è bla bla bla. Diversa dagli altri perché è noto che ha più mani intorno a sé. Davvero bellissima. Altra bustina, vediamo. Sono molto soddisfatto di queste carte, nonostante magari qualche piccolo difetto che ovviamente qualsiasi gioco all'inizio, quando è la prima espansione, nonostante tutto, sono soddisfatto di come sono composte nella loro interezza queste carte. Gelina, Grumoco, Negativaz, Anguilla A, Scontro Serpe, B3NK1, Castellius III, ormai abbiamo fatto, ne abbiamo trovati tantissimi, Casastrello, Malfunzionamento di Robonian, e la carta foil è addirittura Shogunian Foil, che è diverso da questo qui. Questo addirittura è più potente, ha costo energia 5, potenza 700. Vediamo un po' l'effetto. Quando Shogunian viene disposto in un gioco, fai saltare una medaglia yokai. Se atterra a faccia in su, scarta tutti i G-Banyan in gioco. Risveglia questo yokai all'inizio del tuo turno. Quindi questa carta è molto utile se nel mazzo si giocano molti G-Banyan. Molto particolare, sinceramente preferisco più l'effetto suo, però lui è più potente di 200 in più, quindi effettivamente nel gioco bisogna vedere chi dei due ha un effetto immediato, chi dei due ha un effetto migliore in partita avanzata. Vediamo 1, 2, 3 e 4 su. Vediamo qui, Chiacchierenata, Iluguru, Grumoco, Malagol, poi Gibanian, Spreck, Gusciolento, il primo che troviamo, Castellius II, mi sembra che l'abbiamo trovato, sì, ci mancano Castellius I e Max Castellius ancora, Notte, carta azione, e la carta foil è Gibanian. Fantastico, bellissimo, ed è la stessa immagine che si trova sulla bustina, se noto. Vediamo, altra bustina, altra carta leggendaria che rimanderemo a domani. Quindi, ripeto, sono sempre più convinto che in questa prima espansione abbiano messo solo Shogunian come carta leggendaria. Ma va bene così. Significa che attenderemo con ansia le altre espansioni, che spero arrivino presto. Bla bla bla. Felicio, bellissima. Rinofante. Leofuoco. Anguilla A. Robonian, finalmente l'abbiamo trovata come carta giocabile. Cioccolato senza fine, vediamo cosa fa. Ogni volta che devi mettere una medaglia yokai nell'area usata, nel corso di questo turno la puoi recuperare alla fine della battaglia. Molto utile, direi, molto, davvero molto utile. Puzzetto, Rinofante e la carta foil è Ferrispalla. Particolare, davvero particolare. Non abbiamo trovato ancora Dodoro. Ci mancano quattro bustine, ragazzi. In quattro bustine dobbiamo trovare l'ira di Dio. Ma io sono contento così perché già nelle prime due bustine abbiamo trovato il Dragazzurro e Shogunian Foil. E quindi sono soddisfatto già così. Quindi qualsiasi carta troveremo sono già soddisfatto. Prima carta, Fratosto. Danz, Banz, adesso ci sarà Tanz, no, c'è Robonian. Poi abbiamo Negativaz, Iluguru.
Entusiasmo dell'Orso, già la terza che troviamo. Vediamo. Castellius II. Nervi Macio, con questa faccia bellissima. Questa carta si trova anche nel mazzo. E poi vediamo la foil. E Velenotto, un altro Velenotto foil. Anche se è a doppione, è sempre un Velenotto foil. E quindi sono va bene così. È una carta scambiabilissima. Quindi chi la vuole la posso scambiare tranquillamente con qualche carta che mi manca. Vediamo, 1, 2, 3, e la quarta la mettiamo su. Vediamo, qui abbiamo trovato Incontifante, Castellius III, Urnaconda, Robonian, Kapunkai, Gelina, Velenotto non foil, davvero molto particolare, Disabilitantis, il primo yokai diverso che abbiamo trovato. Vediamo che effetto fa. Ogni volta che potenzi Disabilitantis, pesco una carta aggiuntiva. Ogni volta che potenzio. Wow, questo yokai comunque mi fa paura. Se andate a leggere la descrizione dell'album di figurine, la sua descrizione farà veramente molta paura. Nervi Macio e la foil è Chiacchierenata, col suo cellulare rosa in mano. Due bustine. Vediamo. Apriamo qui, vediamo cosa troviamo. Troveremo il leggendario. Troveremo un altro Shogunian. Troveremo un altro Shogunian a doppione. 1, 2, 3 e 4 su. Vediamo, Spreck, Scaragone, fantastico, Kapunkai, Banz, Scontro Serpe, Komasan, Dimenticap, Shogunian, l'avevamo chiamato, infatti ed eccolo che è arrivato, Shogunian, 3.000° doppione, Magnalestus, e la foil è Uccelladro. Niente di che a parte Shogunian, confido nell'ultima bustina a questo punto. Vediamo, ultima bustina cosa troviamo. La quarta la mettiamo qui. Vediamo, Iluguru, Umyo, Fratosto, Rivela, Rinofante, Gibanian, Malavo, Notte, Sveglia Sveglia, attenzione andiamo al contrario stavolta, vediamo, Potenza 3, ah ok, è semplicemente uno dei fratelli, Banz. Quindi ragazzi, anche per questa seconda parte di video abbiamo sbustato tutta la parte delle bustine di questo primo box. Bene ragazzi, anche questo video termina qui, abbiamo sbustato l'intero box e alla fine questo è il blocco di carte che vi ritrovate sbustando l'intero box di 24 bustine. Ragazzi, che vi posso dire? Sono davvero molto soddisfatto di questo nuovo brand che si sta lanciando in Italia. Pareri finali, è un buon prodotto che ovviamente è al lancio, quindi magari qualcosa potrebbe non andare bene, però comunque nel corso del tempo penso che proseguirà, spero bene. Sono soddisfatto, la grafica delle carte è davvero bellissima. Tutti gli appassionati di yokai sicuramente verranno a collezionare queste carte. Ragazzi, mi raccomando, venitemi a trovare in negozio, ve lo ripeterò fino all'esaurimento, nel Nickel Play Store a Taranto, in via Puglia 76, perché insieme, ve lo dico là, insieme completeremo questa collezione. Qui dentro troverete tutto quello che volete di Yokai Watch e alla fine, ci aiuteremo a vicenda a collezionare le carte, le medaglie. Che ne so, i pupazzi, quello che volete, ragazzi, qui troverete sempre tutto. L'ultima cosa che vi posso dire per quanto riguarda i costi: il mazzo costa al pubblico 25 euro, è un prezzo un po' altino effettivamente. Effettivamente perché costa molto, magari se venite da me un piccolo sconto sul mazzo ve lo posso fare. Mentre la bustina costa 4,50 e purtroppo sulla bustina non mi posso fare niente, 4,50 costa e 4,50 rimarrà almeno per il momento. Ragazzi, per questo video è tutto. Guardatevi i video precedenti dedicati agli Yokai Watch che ho fatto. Iscrivetevi alla mia pagina Facebook, in descrizione troverete il link. Iscrivetevi al gruppo Yokai Watch Trading Card Game Italia, che troverete sempre il link in descrizione, gestita da me e da altri ragazzi del gruppo. Per il momento qui io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi ha fatto piacere stare in vostra compagnia. Ciao ragazzi!